e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi abbiamo tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e i giorni che stanno per arrivare. Nel video di oggi parleremo delle patch che sono state confermate prima della Season 6, ma vedremo anche tanto per quello che riguarda i nuovi Fortnite Crew Pack, quelli di febbraio e quello di marzo. Sono stati già, diciamo, rilasciati alcuni sneak peek, cerchiamo di fare un pochettino chiare le idee per cercare di capire, e tante notizie anche per Fortnite su iOS. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che ci ricorda tutti gli aggiornamenti che stanno per arrivare su Fortnite. Come vedete, la cosa più interessante è che è stata confermata la patch 15.21. Dovrebbe arrivare proprio nei primi giorni di questa settimana e porterà, sembrerebbe, il nuovo NPC a Fortezza Furtiva. Sto ovviamente parlando di Predator. Già possiamo sentire alcuni suoni se rimaniamo un po' di più a foresta, ve li avevo già fatti ascoltare, ma con l'arrivo del nuovo NPC interagibile probabilmente si scopriranno certe cose per quanto riguarda la storyline. Andiamo poi e vediamo la patch 15.30, la 15.40 e la 15.50 che ci porteranno fino a marzo, dove poi con la patch 16.0 entreremo ufficialmente nella Season 6 di Fortnite. Quindi ben 4 update ancora da fare e ci auguriamo che ci sia dentro tanta roba interessante. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e si parla, come vi anticipavo, delle Crew Pack di febbraio e di marzo. Ma prima c'è questa notizia che è veramente molto interessante, dove si dice che molto probabilmente i pack di dicembre e di gennaio, quindi Galaxia in poche parole e Green Arrow, che adesso che non saranno più disponibili, potrebbero tornare in un futuro per i membri della Fortnite Crew, il che appunto vorrebbe dire che chi non ha avuto modo di prenderli potrebbe avere la possibilità di recuperarli in un futuro prossimo. La cosa davvero importante ragazzi è che dovrete, non potete recuperarli se non sarete membri della Fortnite Crew, quindi potrebbe essere un'opzione che apparirà solo per i nuovi membri. E la cosa anche interessante per quanto riguarda il Fortnite Crew Pack di febbraio è quella che viene, che sta cominciando a girare sui vari forum, su Reddit, su tutte le pagine dedicate a Fortnite. Il Fortnite Crew di febbraio dovrebbe avere al suo interno la skin di Mida in versione femminile. Come facciamo a saperlo? Innanzitutto perché in questo messaggio che è stato scritto si chiude con una volpe, come vedete, un'immagine di una faccina che non si capisce bene cosa sta dicendo, ma si parla anche di Kitsune, ragazzi. Voi dite chi è Kitsune? Kitsune, ragazzi, è il disegnatore cinese della skin di Mida femmina che si vede e che abbiamo nelle schermate di caricamento. Ci torniamo fra qualche secondo per farvi un pochettino le idee più chiaro. Tanta roba la parte femminile di Mida. Questa è anche un'altra informazione davvero interessante, perché direttamente dal tweet di Nvidia GeForce, che stava annunciando le nuove periferiche compatibili per le varie piattaforme, un utente ha chiesto esplicitamente se avessero delle informazioni aggiuntive per il ritorno di Fortnite su iOS, e con grande sorpresa Nvidia stesso ha risposto
noi stiamo lavorando con Epic per riabilitare una versione di Fortnite su iOS più comoda da utilizzare con il touch. Questo, ragazzi, è una notizia incredibile, perché conferma che Nvidia e Fortnite ed Epic Games stanno continuando a lavorare insieme e dovrebbe annunciare ufficialmente il ritorno di Fortnite sulla versione iOS. Non abbiamo ovviamente altre informazioni, quindi prendete con le pinze questa news, ma è tanta roba. Secondo me tra marzo e aprile ci sarà una novità, qualcosa che riporterà Fortnite anche sui dispositivi. E andando avanti, interessante anche il questionario che alcuni giocatori hanno trovato, dove vengono fatte delle domande per quello che vorrebbero venisse aggiunto alla Fortnite Crew. E come vedete ci sono tante opzioni, tra cui i Custom Matchmaking Option, ed è una di quelle cose che la community vuole. Custom Matchmaking sicuramente sarà l'opzione più votata, ma increase, quindi aggiungere nuovi numero di giocatori nelle isole in creativa, oppure aggiungere un numero di isole nella modalità creativa e altre risposte. Davvero interessante anche questa cosa, perché Fortnite conferma che questo 2021, soprattutto per i membri della Fortnite Crew, sarà qualcosa di super incredibile, e magari stanno cominciando a testare un pochettino in base ai vari giocatori quale che sono le cose che vorrebbero in game. Quello di cui vi parlavo prima per chiudere l'argomento di Fortnite Crew Pack di febbraio della Midas Female è proprio questo, ragazzi. Kitsu, che si parla, di cui si parla, è proprio quell'artista che ha creato la skin di Mida Femina, che devo dire è veramente bellissima, e tra l'altro si firma spesso e volentieri lui stesso con la faccia della volpina. Anche qua rivediamo tra l'altro la faccia della volpe in un post ufficiale di Fortnite, che faceva questa domanda a tutti gli utenti: cosa pensate che arriverà con il nuovo Fortnite Crew Pack? Insomma, ragazzi, noi queste non le sappiamo come cose, sono solo delle supposizioni, ma sappiamo che quella schermata di caricamento che vedete è presente nei file di gioco. Io sinceramente vorrei che arrivasse quella skin, perché è veramente bellissima. Ma per oggi vi ringrazio per aver guardato questo video, le news sono terminate, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali, e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao!